Nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D, il Diviborgo ha superato 3-2 il Trestina in casa e si colloca in classifica in una buona posizione. Apre le marcature Ortolini, poi gli ospiti pareggiano con lo Staino, ma Ortolini fa il bis. Nolè sigla al volo poi dal limite una rete di rara bellezza e precisione, ma Gioli porta sul 3-2 il definitivo punteggio. Super Viareggio contro il San Gimignano, vince 4-0 primo successo stagionale davanti all'Ippi e Maddaloni, con la novità in porta di Fiaschi al posto di Cipriani, deluso per l'esclusione. I gol dei Bebi, Noccioli e Belluomini, poi Ferretti che finalmente si è sbloccato e Iuri Papi, seconda rete in due partite. Il Real Forte ha sbancato gli Oliveti di Massa per 2-0 con il rigore trasformato da Guidi, terzo centro in campionato, e la rete di Falchini che hanno garantito 3 punti davvero importanti alla squadra di mister Bresciani. Tante occasioni, ma alla fine nessun gol per il Seravezza Pozzi che ha impattato 0-0 con il Cannara. La traversa e la difesa avversaria hanno fermato Rodriguez che era andato vicino al gol. Ai punti i ragazzi di Vangioni avrebbero sicuramente però meritato di più.